Meglio di un bastardo, Charles Mingus, raccontato da Pasquale Mega ai laboratori urbani di Locorotondo attraverso la proiezione di filmati, l'ascolto delle sue opere più importanti e la narrazione della sua vita, delle sue manie, delle sue vicissitudini, delle sue stranezze. Locorotondo Laboratori Urbani, il pianista, jazzista Pasquale Mega racconta i grandi del jazz. Questa è la volta di Charles Mingus, contrabbassista. Si definiva pazzo e arrabbiato, perché? Ma perché realmente lo era. Pazzo forse un po' troppo, ho detto pazzerello, un po' strano. Arrabbiato sì, era arrabbiato tanto, specialmente nei confronti dell'America istituzionale, quella che a lui non piaceva, quella che era contro i neri, anche se lui non era un nero, ma era un misto di tante razze. Era quindi arrabbiato in genere, ma alla fine un cuore grande ce l'aveva e lo si vede nelle sue, lo si sente anzi nelle sue composizioni veramente molto belle. Ma oltre a essere uno dei più grandi contrabbassisti della storia del jazz, è uno dei più grandi compositori. Infatti nella mia monografia viene dato risalto molto alle sue magnifiche composizioni. Ne ha combinate abbastanza nella sua non breve vita assolutamente, ma la cosa più importante, ha fatto della musica meravigliosa. Queste serate prendono sempre più piede, c'è cioè sempre più gente. Ecco, come fai per comunicare questi incontri dove si raccontano i grandi del jazz? Ma come faccio? Con i soliti mezzi che oggigiorno usiamo tutti, i social sono importanti. Poi penso che ci sia un buon passaparola, perché ormai almeno qui a Locorotondo è diventato un appuntamento fisso, mi pare che questo è il sesto, se non erro, più o meno, non dico sesto, settimo, e quindi sono felice che si sia creato un gruppo di amici che vengono ogni volta, quindi vuol dire che il jazz piace. E io sono ben felice di raccontare la vita di questi e la musica di questi grandi jazzisti. Cosa successe? Non so se lo sapete questo fatto, ma a Little Rock in Alabama nuovi studenti dovevano entrare a studiare in una scuola per soli bianchi, perché il governo aveva deciso che i neri e i bianchi potevano studiare insieme. Ma questo governatore di Little Rock, Fobius, vietò l'entrata di questi nove neri in questa scuola di bianchi con un'ordinanza. Questa ordinanza diceva esattamente questo: contro l'integrazione razziale in tutte le scuole del distretto di Little Rock. E quindi immaginate voi cosa successe, il macello che successe a Little Rock, e fu un caso che alimentò ancora di più tutti gli altri macelli che successero in America in quel periodo, proprio per il problema della discriminazione razziale. E allora Mingus, proprio per parlare di questo, per prendere in giro in maniera incredibile Fobius, compose il brano in questione in riferimento ai fatti, con un testo anche recitativo che viene recitato dallo stesso Mingus e dal suo filato di